corsi di gusto per riscoprire i sapori autentici di Puglia, esposizioni e degustazioni per raccontare i territori, dal prodotto alla terra, dall'orto al piatto. Inaugurato ufficialmente questa mattina il Salone dell'Agroalimentare presso il padiglione 18 della Fiera del Levante di Bari, che ha aperto i suoi battenti alla presenza del Premier Letta. Nella padiglione 18, però, le produzioni tipiche di Puglia incontrano i visitatori della fiera in una scoperta sensoriale lungo percorsi visivi di gusto. Il Salone dell'Agroalimentare ospita infatti numerose aziende enogastronomiche pugliesi, un'azienda della Sardegna e una della Spagna. Olive, taralli e tante altre bontà in esposizione presso il padiglione della Fiera del Levante dedicato alle eccellenze dell'agricoltura pugliese. Per tutto il periodo della Fiera del Levante si potranno degustare e visitare ovviamente queste eccellenze di cui non si può proprio fare a meno. Con la collaborazione dell'assessorato regionale alle risorse agroalimentari, spazio anche per i prodotti di Puglia, le eccellenze che possono vantarsi del marchio di qualità. Le eccellenze pugliesi, l'agricoltura pugliese in mostra in vetrina in questo meraviglioso stand alla Fiera del Levante. Gli obiettivi sono quelli di incrementare maggiormente la crescita, che già fa registrare un buon risultato. Sì, gli obiettivi sono quelli di continuare ad investire su questo comparto, su questo settore che ormai è un settore vincente. Finalmente abbiamo capito che l'agricoltura può essere un elemento fondamentale dal punto di vista economico per la Puglia, ma non solo, per il sistema paese. Sul tavolo del governo nazionale si discute moltissimo di questo comparto. Noi, grazie ai nostri prodotti, grazie all'enogastronomia, continuiamo a raccontare la nostra Puglia in giro per il mondo, come per esempio il nostro vino, che è diventato un brand, è diventato l'ambasciatore del mondo, perché stiamo avendo grandissimo successo grazie all'intraprendenza dell'imprenditoria, ma soprattutto anche grazie alla lungimiranza dell'assessorato, che ha voluto investire sui vitigni autoctoni, e grazie anche alle opportunità in termini economici che la Regione ha dato, ha messo in atto nei confronti appunto dell'imprenditoria che ha voluto investire. E il turismo continua ad avere un grande successo anche grazie ai nostri prodotti, grazie alla nostra enogastronomia. Non ci possiamo rilassare, è un momento importante per l'agricoltura pugliese e dobbiamo sostenerla. Per sostenerla dobbiamo lavorare tanto, ma soprattutto dobbiamo essere bravi a spendere tutto ciò che abbiamo a disposizione. Una particolare attenzione sarà posta quest'anno ai giovani, così come ha invitato proprio il Premier Letta durante l'inaugurazione della fiera. Infatti, gli alunni delle scuole dell'obbligo visiteranno Orto in Fiera, l'orto di campagna amica di Coldiretti, allestito nelle aree verdi antistanti il nuovo padiglione. I bambini impareranno a seminare l'orto e a raccogliere i frutti. Il percorso si concluderà con le degustazioni delle masserie didattiche dell'oasi di campagna amica. Grazie.